Signore, cominciamo. Buonasera a tutti. Ci troviamo qui stasera per parlare di un argomento molto importante che riguarda il nostro territorio. Esattamente agli inizi di aprile, anzi no, fine marzo esattamente, ci è arrivata al comune, sul protocollo del comune, la presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale. La società in questione è la RWI, Renewables Italia SRL. In sintesi, questa società sta chiedendo alla regione l'autorizzazione unica, perché a quanto scrivono in questo avviso, l'ente che rilascia questa autorizzazione è la regione Campania. Si tratta dell'installazione di 8 pale eoliche della potenza di 6,2 mega. Fino adesso quelle che avete visto installate nel comune di San Lupo, Ponte Landolfo e altri comuni, diciamo che hanno una potenza di 3 mega. Quindi diciamo, queste qua producono il doppio e hanno dal mostro 112 metri in altezza per 162 di diametro. Questo è quello che hanno come impatto. Ora, da parte nostra ci siamo attivati, abbiamo pubblicato come giusto che fosse sull'albo pretorio del comune, abbiamo avvisato la popolazione e ci siamo messi d'accordo con gli altri comuni interessati, che sono Cerreto Sannita, Guardia San Tramonti, San Lupo, Casalduri e Ponte Landolfo. E abbiamo stabilito, abbiamo fatto un atto di indirizzo a tutti i comuni per procedere alle osservazioni da produrre all'ente competente. Ora, noi dobbiamo dire che abbiamo affisso vicino ai muri due mappe dove vengono evidenziate le pale eoliche. Quella alla mia destra